Oggi amici miei andiamo a Ciro Marina e andiamo a conoscere l'azienda Scala. Forse avevamo parlato già in un altro video del loro Ciro base, oggi invece andiamo a degustare il loro Ciro Riserva Rosso 2015 di Scala. Siamo appunto in Calabria, siamo a Ciro Marina, questa azienda che ha una storia importante alle spalle perché ormai siamo alla terza generazione, dal 1949 che questa azienda produce. In questo momento all'incirca è un'azienda di circa 100.000 bottiglie divise su 6 etichette. Questo vino, secondo me, amici miei, fa davvero tutta la differenza del mondo perché ha una complessità particolarmente spiccata da un punto di vista olfattivo, ma poi anche in bocca, come vedremo, riesce davvero a darci un vino che è completo. Avevamo forse degustato, come vi dicevo, il Ciro base, beverino, fresco, piacevolissimo, che ha tutte quelle caratteristiche che piacciono a me per un vino quotidiano. Questo è un'altra cosa, perché è un vino che mette assieme tannino, mette assieme caratteristiche che lo rendono un vino assolutamente completo. Iniziamo a metterlo nel bicchiere e andiamo un pochino più a fondo su questa azienda che fa parte dei vignaioli indipendenti, azienda importante ormai in Calabria per la qualità ogni anno dei suoi vini. Ha impianti a spalliera ad alberello, fa lunghe macerazioni come in questo caso e poi fa anche affinamento in botte. Andiamo a vedere questo colore che, se fosse messo nel bicchiere alla cieca, direbbe nebbiolo tutta la vita, amici miei, ed è qui che si vede questo rubino con dei riflessi granati sull'unghia. E poi al naso ha questa base speziata e balsamica davvero interessante, quasi pungente. È un vino che parla assolutamente al naso di macchia mediterranea, con delle note anche di sale. Sono 3 ettari che sono stati impiantati nel 1982 di questa vigna. Bello al naso, amici miei, bellissimo, fresco ma allo stesso momento profondo. Veramente un bel esempio di un vino mediterraneo. E in bocca, caspita, in bocca c'è tanto. Partiamo da quello che non è scontato, che è la parte minerale, tanto da assomigliare in qualcosa a vini che ho assaggiato nel nord del Piemonte. Parlo di qualche Gattinara, di qualche Gemme, perché c'è questa parte ferrosa, leggermente ematica in bocca. E poi invece quello che è un po' più scontato, che quindi si tratta di una frutta bella, insieme però a spezie che sono molto precise e molto dettagliate. È un vino che mi piace perché è un vino territoriale, rispecchia la zona di provenienza, ma fa capolino, diciamo così, fra i grandi vini, perché questo è un vino che, messo in una tavola, non sfigura anche con grandi Baroli, con grandi Barbareschi, con grandi vini toscani. Caspita, è un esempio di quanto bello sia il nostro territorio italiano quando andiamo a parlare dei nostri vitigni, dei vitigni autoctoni. E qua questo vino fa tutta la differenza del mondo perché è un'espressione territoriale e bellissima del Gaglioppo. 100% Gaglioppo, amici miei. E fatemi sapere nei commenti cosa penserete di questa bottiglia, che ha un rapporto qualità-prezzo per me pazzesco. E ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare lassù le notifiche per essere i primi ad essere avvisati sul prossimo video. Alla prossima, amici miei.